Un cordiale ben ritrovati a tutti voi, anche nelle vostre case, per questa riflessione che ci aiuta a celebrare insieme l'ascensione del Signore. E noi leggiamo per prepararci questa pagina di Vangelo, del Vangelo di Luca, al capitolo 24. Gesù disse ai suoi discepoli: come così sta scritto, il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno. E nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati. Cominciando da Gerusalemme, di questo voi siete testimoni. Ed ecco io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso. Ma voi restate in città finché non restiate e siate rivestiti di potenza dall'alto. Poi li condusse fuori verso Betania. E alzate le mani, li benedisse. Mentre benediceva, si staccò da loro e veniva portato su in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui. Poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel tempio lodando Dio. Questa domenica è chiamata Domenica dell'Ascensione. Noi possiamo collocarla nelle domeniche pasquali, potremmo anche dirla che è una settima domenica di Pasqua. Si chiama così perché celebriamo l'ultimo incontro di Cristo Gesù risorto con i Suoi. Un ultimo incontro avvenuto con un segno speciale che doveva far capire a loro, e l'ha fatto capire, che cessava la sua presenza fisica del Maestro che cammina per le strade di Gerusalemme lungo il lago di Tiberiade, che sarebbe stato presente in mezzo a loro in una maniera differente e che iniziava la loro stagione, il loro tempo. Luca racconta l'ascensione in due pagine ed è bellissimo questo. Nella pagina di Vangelo, il suo Vangelo, il terzo Vangelo, e sono le parole conclusive con cui lui conclude il suo Vangelo. L'abbiamo appena letto ora. Si staccò da loro, salì in alto e così finisce il Vangelo di Luca. L'ascensione conclude il tempo di Gesù, il Maestro che cammina per le nostre strade insieme con Lui. Poi racconta l'ascensione nella prima pagina, capitolo 1, versetto 1, del libro degli Atti degli Apostoli in cui Luca racconta la storia della Chiesa. L'ascensione apre la stagione nuova, che è la stagione della Chiesa. Allora l'ascensione di Gesù è significativa perché è come la porta che chiude il tempo di Gesù presente fisicamente insieme con noi e apre invece il tempo, la stagione della Chiesa nella quale noi ci siamo, nella quale noi viviamo. Per cui l'ascensione significa una salvezza per noi, un significato profondo per noi che siamo Chiesa del Signore, che rimaniamo ad essere i Suoi testimoni. In ambedue i racconti di Luca e anche in quello di Marco, l'ascensione è collegata con un comando che Gesù dà: andate, annunciate, predicate in tutto il mondo fino ai confini della terra. Questo è il messaggio che lui dà nell'ascensione. Anzi, nel Vangelo di Luca che abbiamo ascoltato, specifica ancora di più: predicate la conversione e il perdono a tutti i popoli. Mi verrebbe da dire che cosa significa questa parola conversione da predicare. Ma certamente la conversione quotidiana dalle nostre cattiverie, ma io ci vedo e ci vediamo tutti qualcosa di più profondo, di collegabile con la Pasqua del Signore. Allora, tento di precisarvi così questa conversione. Gli apostoli avevano faticato a riconoscere il risorto quando l'hanno incontrato. Perché facevano fatica a mettere insieme due cose: questo maestro che finisce la sua vita così come un fallito, che finisce sulla croce come un malfattore, lo spegnersi delle speranze. Ed improvviso questo Dio che lo fa Signore. Che cosa faceva allora Dio? Che Dio è questo? Che conferma un fallimento? Non riuscivano a mettere insieme queste due cose. Erano confusi. Per
non capivano niente. E Gesù allora, quando si incontra con loro, non è preoccupato soltanto di far capire sono io, abbiate fede, guardate qua, toccate la corporeità del risorto è magnificamente messa in risalto dall'Evangelista Luca, ma è preoccupato di far capire, per cui lo troviamo spesso, riassume tutte le scritture che parlavano di lui, vi ricordate quel cammino lungo verso Emmaus con i due discepoli, preoccupato di far capire che la strada di Dio era un'altra, che Dio l'aveva sempre pensata così, che i criteri di Dio sono diversi dai nostri criteri. In altre parole, nella logica di Dio, nei criteri di Dio, una vita è buona, salvata, riuscita, luminosa, profumata, non perché è una vita fortunata, efficiente, e noi la tratteniamo e la salviamo, cerchiamo di conservarla con tutte le forze, anche pestando sugli altri uomini e sui valori della vita, ma secondo i criteri di Dio, la vita è salva, buona, riuscita, di buon esito, perché la molli, la doni fino in fondo, come quella di Gesù, la consegni, non per tuo vantaggio, e non te la difendi con tutte le forze, non te la difendi contro nessuno. Gesù non si è difeso sul Calvario. Così nella terra, sulla faccia della terra, nel mondo nasce qualcosa di nuovo. E tutto questo è così vero che Dio l'ha confermato, risuscitando Gesù. Per cui sembra quasi poter dire che la chiave di tutto è il crocifisso. E la risurrezione è quasi una conferma che la croce è luminosa, che là c'è tutta la bontà, la novità di Dio. La croce luminosa è tutto il Vangelo di Giovanni. Ai piedi della croce possiamo quasi dire a un certo punto di non aver paura neanche della morte. E questo è il grande rovesciamento. E questa è la conversione. E questa conversione, questo rovesciamento, è impegno di loro, dei discepoli, degli apostoli, della Chiesa, di annunciarlo al mondo. E mi sembra, ringraziando Dio, che su questa strada noi stiamo camminando, che qui c'è la sostanza del pensiero anche del nostro condottiero, del nocchiero della nostra barca, che è Papa Francesco. Mi fa impressione anche un'altra cosa, è l'ultima frase che l'Evangelista Luca dice quando i discepoli, dopo aver visto Gesù salire in cielo, se ne sono andati, sono tornati a Gerusalemme con grande gioia. Non me lo sarei mai aspettato, con grande gioia, non l'avrei mai pensato. Vuol dire che portavano nel cuore non il rimpianto di un distacco, la nostalgia, ma la certezza di un dono, di una presenza, una consegna meravigliosa che era la missione che lui affidava a loro. E noi siamo questi discepoli che tornano dall'ascensione con grande gioia. Che il Signore ci aiuti a riconoscerlo insieme ogni domenica nel segno dello spezzare il pane come i due discepoli di Emmaus. Ci aiuti a riconoscerlo presente nelle ferite del risorto, nelle opere della misericordia verso i fratelli più bisognosi, perché là Lui è presente, ce l'ha assicurato fino alla fine dei tempi. Buona ascensione.